E quindi sì, praticamente questo è quanto in realtà. Quindi, sai, a una certa, dopo la visione che va e viene, no? Gli occhi che sfarfallano, poi già ne ho uno che non va tanto bene di per sé. La bipolarità della questione, a una certa un'aggressività proprio che sale, nasce, cioè a una certa non era più solo la febbre, capito? E quindi, di conseguenza, insomma, a una certa sì, ho ritenuto necessario. Mi stai ascoltando? Who are you? Vabbè. Allora, come funzionava la questione qua? Nel senso che giustamente adesso, esatto, succedevano cose l'altra volta. Sembrerebbe. Uè! Chi non glitcha si rivede, Gino. So, you are the prodigy everyone is talking about. Una roba, guarda. Interesting. I am Teela Aranthea, son of Lorius the First and Grand Master of the Order. I'm honored to meet you. Molto What piacere. is your name? Andy. Yes, and I will come straight to the point. You are here because I believe that you are special. Humanity faces a threat that needs to be stopped, and to achieve this, you are Ma questo indispensable. com'è che sa di me? Ti riferisci alla follia rossa, indubbiamente, però te non mi ricordo, adesso mi manca un pezzettino. Sono rimasto. La febbre, sai, vedevo con un attimo dei problemi col pavimento. Sono confuso un attimo, ma. Io non mi ricordo com'è che tu dovresti sapere, tendenzialmente. Te l'ha detto l'altro, il Gran Maestro Among pazzesco. other things, yes. I do not need to explain to you that the present situation on No, Venus is raga, chaotic. ho visto The tutto. wars, the living dead, common people who are losing their minds, to name only the most obvious. Non me ne parli, But signora. most people are not aware of is the connection between these events. You, however, have encountered it, as have I. Le visioni, sì, perché abbiamo anche quel problema lì. Tra tutte le simpatiche cosine di qui sopra. Sta andando via la voce. La voce! Oh! Pure ci mancava I quello, ci do, mancava. and I will explain everything to you, what it means, who we are, and what your part in all of this is. Come, follow me. Maybe you already know who I am. No. My entire life, I served the gods who ruled Vin, until their death 2 years ago. What you probably do not know is that the one responsible for their death is my Who son. are you? Ma Narazul rotto il Huh? What do you cazzo. want? Aspe un attimo, He hated the siete troppi? Lightborn because he believed that they robbed mankind of their right to freedom. So he strived to overthrow them. He found followers, formed an army, and declared war on them. And thus on me, a servant of the Lightborn as well. Se ti It dico all che ended in a battle 30 years ago, which Narazul won. He killed every single survivor except for me and locked me in a dungeon on Nerim. I still do not know why he spared Vabbè, me. sei il papà, voglio dire. Ma sei riuscito a liberarti? Se Narazul era tuo figlio, perché odiava gli dèi? Allora, io sarò completamente onesto. Ok? A me piace dire le cose fuori dai denti. Sono qui da un po'. Ok? Da un po' che mi guardo attorno, che vi studio, che la gente mi racconta cose. Onesto. Non è difficile da credere, non è difficile da immaginare il perché uno possa avercela con questi, tra l'altro, sedicenti dei, a quanto ho capito, perché non è mica detto che. Quindi i Novaluci sono morti davvero. Se voi l'ordine dei dei siete a conoscenza di ciò, perché la gente non lo sa? Perché se no scoppia un bordello della Madonna. Vai. Good question. Because at the moment, stability is the highest good, Appunto. even more so considering what we are facing. Esatto. The rulers of Kira and Kilei both made the mistake to acknowledge the death of the gods to their people, and the civil wars that followed in their countries are evidence of the chaos Ma that io such a immaginavo. revelation entails.
Enderal is the cradle of the Order of the Gods, the epitome of theocracy. It is unthinkable what would happen if we confirmed these rumors. I am sure you understand this. Maybe when all this is over, that will change. But for now, it is imperative that we deny all rumors of that kind. Questa è una tua opinione, nel senso, posso capire che possa essere utile allo scopo, quantomeno. Se era tuo figlio, perché odiava gli dèi? No, ma guarda, te lo chiedo giusto per, insomma, pro forma. There were circumstances favoring the development. But it's a long story which we won't discuss now. Cosa avete provato a forzarlo a fare? Di la verità. Cosa gli avete detto? No, perché te in realtà nella vita devi fare il tuo cammino. Com'è che si diceva? Raga. Pensa se. No, stavo per dire una cagata. Però guarda, sto giusto leggendo il diario di uno che ha una certa svalvolato per quel motivo lì. Quindi, se ascolti me, ringrazi che tuo figlio ancora ha fatto le robe quasi in via. Boh, mi è crashato il cervello, mi è sfuggito il termine di testa, è andata così. Sei riuscito a liberarti? Yes, after more than 30 years, when the death of the gods made the magic around the prison disappear. And during my escape in the northern mountains of Nerim, I also had them for the first time. Ah! The dreams. Anche tu? Ma perché smettono di parlare e vanno da... Cioè, non ho capito, non potevamo parlare mentre camminavamo, Buon ciao, eh. E san tempo. Qua nel frattempo non c'è una volta che sia tutto giusto, se funziona un pezzo, le traduzioni non vanno, non c'è mai un cazzo che va. I always saw the same glaring, terrible light. Heard screaming. And I felt like I was burning up from the inside. Uguale. And above all, like a veil, there was the knowledge of imminence. At first, of course, I dismissed these dreams as the delusion of a man close to death. So I concentrated on making it through the mountains somehow. 2 days after my escape, I was completely exhausted, and I would have died if a former acolyte of my son had not found me. Seguace di tuo figlio, esatto, stavo per dire quello. Un traditore? Yes. But he did not recognize me. Addirittura. And brought me to their headquarters instead, an old monastery in the mountains. The others were aware of my identity, but for whatever reason they did not kill me. Vabbè. Maybe because they thought that the death of the Lightborn had made me insignificant. I do not know. Still, even after my recovery, the dreams continued. At first I doubted my sanity. Di nuovo qualche problema con l'audio, tutto altissimo. Constantine. He has said something that I had never expected. Okay. I was not alone. He, as well as many others magically gifted on Ving, dreamed the same dreams. And the more we talked about the matter, the stronger our suspicion grew. Which has now turned out to be the truth. Dammi un attimo perché qua... abbiamo proprio una roba devastante. Scusa. Perdonami, no, un attimo sturare le orecchie perché. Quindi sei tornato, hai parlato col grande mago, siamo in tanti. Fino a qui. Le visioni sembrano anche le stesse mie. They come from the same place. Ah sì. They are a shared memory. Memoria, non premonizione. Da una mente comune. A collective subconscious. Yes. Che storia. I know that you can feel it too, and probably far more intense than we do. But like you back then, we were not able to make sense of the images. So we went looking for answers in the remains of the civilization that was before us. The Pyreans. Ah già, che effettivamente sì, perché si vede il massacro. E quindi così si spiegano gli scavi come quelli dell'antica Rashengrad. Che cosa hai scoperto di bello? First, there were many civilizations before us and before the Pyreans. E vabbè.
maybe hundreds, maybe thousands. Second, the history of each civilization unfolded and still unfolds according to a pattern. They emerge, they blossom, and at some point, at the apex of their existence, they simply disappear without any trace. And third, everything that has happened in the past years and which is still happening indicates that this disappearance lies ahead of us. Ho capito. We are part of an eternal loop, a cycle, and our cycle is approaching its end. Quindi giustamente vogliamo evitare questo discorso qua. Se siamo la nuova... Se siamo l'ultima di tutta una serie di civilizzazioni o di popoli destinate a scomparire... Centinaia di profeti l'hanno predetto, ma non è mai successo. Ammetto che questo mondo ha visto giorni migliori. Sì, sì, ma è... Vabbè, continua. Palese cosa intende. Dai, però continua. Non ho capito. Oh, ma che... Ma mi è saltato un dialogo? Questa è la tua spiegazione per la follia? Uno schema, intendi che le cronache di ogni civiltà sono identiche? Allora, mi sembra... Allora, non voglio dire sensato, perché sensato è una parola... Come si piegano sti bracciali qua? Sono di gomma? Di cosa sono? Nel senso, ci sta... Nel momento in cui una... Un mondo, no? Arriva all'apice della sua decadenza... Arriva Ra's al Ghul con le catastrofi a fare tabula rasa. Ha un senso. Not no, volevo chiedere quello sotto, Dio. But one can split them up into episodes which repeat themselves in the very same manner, into patterns. E quindi questa è la tua spiegazione. Yes, dramatically put, they're the envoys of the end. Dietro. Ah, grande. Non ha visto giorni migliori, ma non è troppo grande. Intendi che ci attende la fine dell'umanità, raga? Sì, intende quello. Yes, it does. At first we considered it absurd, as probably you do at this moment. No, no. But there came a moment when we simply could not deny it anymore. Ti assicuro che... We began to study the history of the Pyreans more intensely, and the parallels were extraordinary. In its early days, the Pyrean Empire was split up by a disaster, just like Vin was split up by the Starfall after the reign of the Eterna. Okay. Also, the Pyreans had a ruling caste who declared themselves gods after the catastrophe. Ah, ma allora è proprio un vizio. The two castes of the Sun Priest. They, too, ruled until they were overthrown. This overthrowing was followed by an outbreak of wars and chaos. And then, just like that, the Pyreans ceased to exist. Boh. They knew it was imminent, but they could not prevent it. They called this event the cleansing. Raga, ti assicuro che in realtà di porcherie ne ho viste nella vita. Cioè, sembra brutto, dire che dobbiamo crepare tutti perché tanto ce lo meritiamo, però in linea di massima. Come diavolo può semplicemente scomparire? Raga. That is the question we need to find an answer to. The end was not violent, at least not in a sense as we know it. There was no natural disaster, no magical explosion, no plague. Boh, semplicemente andata così. Even though there was war in the Pyrean Empire before its ruin, when the cleansing happened, it was as if all living beings simply fell down and died. It is ghastly. Ma aspetta, perché da cosa ho capito, cioè, aspetta, capiamo, non scomparsi o sono morti di botto? Capiamo, sono spariti nel nulla o sono morti lì dove erano? Perché non hanno provato? Che cosa devi fare? Cosa avrebbero? They tried, but they failed. Oh. Who knows why? Maybe they found out too late, or maybe they were too weak. Ma sì, nel senso, se tanto non sai come e quando arriva. Cioè,
Sai solo che sta per finire tutto quanto, ma è andata così. E di preciso. Perché? Cioè, cosa dovrei fare io? Va bene. Dopo chiedi, vediamo. Adesso un attimino, mettiamo d'accordo. Però perché, raga? Tra tutti. Perché io? This is the reason why we need your help. Not only episodes of history recur within every cycle, characters do as well. Ah, sì? In che senso? Yes, the Pyreans call them the emissaries. They emerge very shortly before the cleansing occurs, like a law of nature, an answer to the Red Madness. And I am one of them, as are you. Sicurissimo. While I take on the role of the ruler, sicuro, you sicuro. Take on the role of the prophet. Bah. Ti dirò, non mi sembra. Così, su due piedi, ti direi che proprio it's no. It's just a description. Call it what you will. But without doubt, it is the truth. Your story matches the descriptions perfectly. Raga, avete un'idea di profeta particolare. Immagino sia per questo che i maghi siano qui. Fire Spark Pegast Sharim. figlio di Khmer. E perché io? E se interpreto un ruolo, significa solo che qualcuno. Perché io? La risposta sarà raga. Cazzo ne so io. I do not know. Firespark the Mage has told me your story. Ma chi è questo? And even though your fate is tragic, unlike me, you were insignificant before your change. So maybe everyone can become an emissary, or we simply have not understood the pattern yet. Tanto per cominciare, Suka. Ma poi, se interpreto un ruolo, significa che tendenzialmente c'è qualcuno in questo ruolo lo ha stabilito. Presumibilmente. No. No. As I already said, the emissaries simply appear at the beginning of the end, like pieces on a chessboard. We are determined by our skills. How and to what end we use them is our choice. Questo è interessante. No, no, chiaramente uno le usa fin di bene, mancherebbe. Vorrei mai. E immagino che sia per questo che i maghi sono tutti qui, chiunque sia questa gente yes. qua. Former enemies or not, both sides have understood the magnitude of the threat. The magical knowledge of Narazul's former mages is vast, as is the power of the Holy Order. Even though not all of the Keepers agree, as you probably have already noted yourself. Ma ti dirò, me ne sbatto abbastanza il cazzo. Cosa definisce questo profeta? On the one hand, your power. You carry the potential to master any skill within a fraction of the usual time needed. I assume you have already realized this. Sì, on the other hand, your ability to look into the past and therefore into the future. Ok. E cosa vuol dire? Vuol dire che se tanto è destinato a succedere come è successo agli altri, tendenzialmente quando vedi i ricordi di quelli lì, sai più o meno cosa succede a noi, o no? Your visions are a window into the past. And as every cycle is based on the same Raga. Events, it is a window into the future as well. You can feel the thread this world is woven with. And because of that, you can see things that have happened and thus will happen again. Ho capito, ho capito. This gift makes you indispensable to us. And it is why I want your help. Voglio non c'è nemmeno nel giardino del re, si diceva. L'erba voglio. E nel caso non me ne fregasse assolutamente un cazzo, capiamo. Hollow words. Ma deep inside you know your responsibility. Ma proprio no. Trust me, we are more alike than you believe. Non pensare che io ti debba qualcosa perché io non devo un cazzo a nessuno. Parti da questo presupposto, stai calmino. Perché ritieni che possiamo vincere? Cosa mi dai? No, vabbè, ma mi interessa. Questa è una decisione che voglio fare basandomi. Esatto. Questo sicuramente. Ma soprattutto perché ritieni che possiamo vincere? Partiamo da questo presupposto qua. That is the wrong question. The correct question is: what alternative do we have? To wait and die? Sì. Tendenzialmente sì, perché vuol dire che in linea di massima c'è un motivo. Poi potrei sbagliarmi, eh. Se hai. Guarda, se hai i mezzi per capire se.
il motivo non è semplicemente che facciamo schifo tutti quanti, per me, raga, non è un problema. Comunque, sicuramente, non ti aspettare che mi ci lanci a cazzo duro. Very well. I await your answer. Ah, cioè, non proseguiamo se non comunico la decisione. Ma che cazzo? Yes. No, ma nel senso, vai dentro. Si arrugginisce l'armatura, non mi sembra. E quindi... mica capito. Ma appoggetti qua com'era? Jay? Jay. Comunica al maestro. Constantine Firespark mi ha detto che ho suscitato l'ingrandimento. Ok. Soprattutto per quanto riguarda le mie capacità visione. Mi aspettate Emporium. Che scelta ho? Non ho scelta. Ma non mi sembra di aver scelto. Ho tante troiate da fare, ma in linea di massima non è che qualcuno mi... Brother, did you get my letter? Ah, yes, I did. Senti, poi vediamo. Poi vediamo, perché devo capire. Devo capire un attimino. Ma no, scusa, porta pazienza. Adesso mettiamoci un secondo nei panni di un me. Intanto allontaniamoci dal bordello un attimino. Cioè, capiamo. Un attimino. Qua c'è da sedersi da qualche parte in tranquillità, o c'è sempre solo gente a rompere le balle? Huh? Tutti incazzati neri. Boh. Allora. Un attimino. Via. Capire cosa fare della mia vita, perché qua... Allora, qua diamo per scontato che uno... Qua mi faccio... Cioè, nel senso, tu puoi prendere uno a caso. I cazzi tuoi ti devi fare. Prendi uno a caso. No, raga, sei il messia qua. Perché è così, assolutamente. Qua dobbiamo salvare... A parte che non ho mai scoperto questa storia qua. E va bene. Allora, diciamo che in linea di massima quello che mi viene così distinto da fare in questo momento, in linea di massima, è fare altro. Capire, raccogliere informazioni, vedere un attimo le opzioni, perché, boh, sarà la mia naturale diffidenza nei confronti delle autorità. Mettiamola così. Però in linea di massima... Arrivi qua di punto in bianco, no raga, di capire che tu sei messia, adesso ci devi aiutare, perché guarda, finisce il mondo, gli dèi, mio figlio. Ecco, io non ho una maniera... Io vorrei capire il figlio. Se voglio sopravvivere nell'area selvaggia di Enderal, devo implementare le mie capacità ed è probabile che possa ricavare informazioni dalle biblioteche. Allora, ferma un attimo la questione. Tanto in linea di massima io non devo ancora andare... Ma poi l'arte del combattimento. Ma cos'è sta missione qua? Boh, poi vediamo. Io non dovevo andare... Patira? No. No. Elia. No. No, no, ferma al mondo. Io l'ho già trovata. Io la tizia che mi doveva curare. L'ho già... Com'è qua? Mappa del mondo. L'ho già trovata. Rascio una voglia che i preparativi per le battaglie. Porta Natalia. Ricerca tra i beni di Golfur. Non riesco a capire un cazzo. Campamento di Patira, trova un artefatto
Pyrian. Recupera la chiave di Balazel. E usa l'intreccio delle anime. Allora, ascolta una roba. Devo riflettere. Devo allontanarmi da sta città maledetta perché è fastidiosa. Anche se qualcosina ancora da fare in città ce l'ho. C'è da dire questa cosa qua. Porta a Natalia 10 fasci di radici di Vincremisi. E già, io stavo cercando di entrare qua a recuperare quella roba da quel tipo lì per aiutare la gente. E per aiutare la gente nel senso vero. Per aiutare la gente che sta soffrendo adesso. Non perché, no raga, qua la morte degli dei, le cose, tutte cose fatto. Guarda, ho bisogno di tempo a priori. Onesto, proprio bisogno di capire un attimino. Poi, onesto, devo anche ancora riprendermi bene un attimino. What? Ma stai, Walk blessed. Do you have a moment? C'hai con me? Ah, greetings. Of course. What do you need? Proprio di no. The Archmagister ordered me to find out all about the Pyrian Civil War. Vedi che ho dei problemi. The one that took place shortly before the cleansing. Via. Perché ancora mi devo riprendere un attimino da quanto m'ha stordito quella... Qua mi trattano male, capito? Messia di sta minchia. Poi mi trattano come... Longbow. Come l'ultima scarpa del piede, diceva. Un vecchio saggio. Yes. Bello, il colore arancione del tramonto di Enderal è sempre tanta roba. Devo aggiustarmi un attimino. Devo stare un attimo sereno e capire, perché qua appunto sento ancora gli effetti di tutto il bordello di prima. Poi appunto anche la memoria è un attimo ballerina. Mi ricordavo che dovevo curarmi qua, ma invece effettivamente matta. Cosa cazzo è successo? Invece dalla tizia ci siamo già andati e poi siamo tornati qua. Ma ecco, per esempio, se io potessi trovare lei e parlare. Sì, ma che bordello! Se io potessi ritrovare lei e parlare un attimino. Yes. And there you have the problem. You try. I'm afraid I do not follow, Master. Okay, I'll admit, it was a little cryptic. Tell me, do you remember the lecture Magister Diana gave us? Palesemente facendo I cazzi degli altri. Yes, I think I do. You mean the one she held a few days before that thing with Magister Yarrow happened? Yes, exactly. Do you also remember how she described the workings of magic? The secret of it, if you will. Wait. She said the key to magic is that... L'amore. That... the Black Guardian, I forgot. Vabbè, però... I am sorry. Ma sì, ma spara a caso. She said, the secret of magic is to see possibilities where there were none. Do you understand what un po' di silenzio. The only reason we archivists can cast magic is because we see the world differently than other people. We don't conjure the fireball, the scorching air, the smoke. Esatto, noi guardiamo la realtà dove questo è possibile, vero? All of these shapes that here and now can take on. All you need to do is see the reality you need and transfer a part of it to ours. Sì, però qua la traduzione non è... What I mean by your problem is that you try. Se vuoi te lo insegno io, sono il migliore. The spell was always here. It still is and will always be. You only need to be the one who brings it into our reality. The scrolls, the hand signs, those are just a means to help you with that. Ah, capito. Now look. Oh, yummy. Tastes like cherries. Beh, bestiale questa cosa qua. Do you see it? The fountain, the water particles. The sudden acceleration in that one particular moment. Sì, senza audio, they però. Were always here. I was only the one who brought them together. In this reality and in this very moment. Capito? I think I understand. Bugiardo. If this were the case,
You would be a more gifted Marge than the Grandmaster Oranthio was in his Novocate. But you will understand with enough work and tenacity. Now come on, let's go back to the temple. You've done well today. No, niente, io speravo una quest, qualcosa. Non c'è niente. Yippee! My prince. My sir? Have you heard the news about the Magister? No, non era quello che volevo fare. Sentivo il principe. Hua! Advance the fleet! Always forward! Always forward! Forward for the glory and honor! The spears at the ready drive. What? Bam, pum, pum, che cazzo fai? If you have to ask that, you'd better be on your way, my friend. Ma, fai così. What the? I beg your pardon? Nella morsa della violenza il mio cuore ride, così caldo, pure così freddo. Oh no, pazzesco, bestiale, impressionante. By the righteous path, this is incredible. Che assurdo se ci pensi. I've never heard anything like this before. Tell me, my friend, where did you learn this? Who taught you poetry? No, devi capire che io, vedi, esatto, cioè sono proprio un talento innato nell'essere pigio. Blazes, you're self-taught. Malthus truly did bless you with talent. Tell me, may I interpret your poem? I have to. Vai. Be my guest. Well then, I hope this is not too much of a leap, but does your first line, the one with the dancing elder between fire and ice, deal with the socio-sexual isolation of old people in feudal societies? A voglia. I may be wrong, but that was the first thought that came to my head. Esatto, raga, i vecchi non trombano abbastanza, è proprio questo, raga. Per Malfas, io pensavo che la metafora... Porta pazienza, qua la febbre. No, not at all. I was particularly moved by how you used onomatopoeia in line 4 and 6. Do these brutal noises at the end of each verse symbolize the hedonistic, violent way of life among the common people who have absolutely no regard for the lonely man? Assolutamente, raga, me l'ha insegnato mio fratello Marinetti. Phew. Well, that's a tough one. To me, it sounds like the inner voice of a murderer. Yes, exactly. Ah, attenzione. He celebrates his bloodthirsty way of life. In the fangs of violence, my heart laughs. Incazzato, eh? And then, suddenly, justice ends him, which is once again conveyed through those guttural noises. And I have to say, how you use the uneven number of verses as a metaphor for the discord that results from such a lifestyle is nothing short of brilliant. If that's what you meant by it, of course. Certo, you did, didn't you? Certo, raga, sei incredibile, raga. Pensavo non avrebbe mai capito nessuno. Well, you know what? They wouldn't. No, eh? The common people, they don't even understand when I tell them I'm a poet. Lascia perdere. Poet, they ask? What kind of profession is that? Guarda. So now I simply tell them I'm an innkeep. That is something they are able to grasp with their limited intellect. Prova a dire lo youtuber. Easy answers. That's what people long for. Quindi... Do you know what? I would rather die hungry than become one of those soulless pot boiler artists who make a fortune off their stupid stories. Siamo in due. Like Jonas Schmid does. Do you know him? Mundane rubbish. That's all he writes. But you'll find it on every bookshelf. It's a disgrace. Pure and simple. Sì, ma questo è un coglione. Lascia perdere. Però perché? What? What kind of question is that? How can something that so many people like not be rubbish? Ce l'ho anch'io un po' quel problema lì, effettivamente. Sì, tutto ciò che è successo deve essere banale. No, non proprio, però quando la gente spacca tanto i coglioni. No, raga, devi leggere questo, devi ascoltare questo, è bellissimo. Per forza, imprescindibile, pop culture. A me mi avete automaticamente proprio saturato le palle. No. Poi vediamo.
Of course. Not everyone has been blessed with an artist's intellect, you know. Fortuna. There are two kinds of writers. Small minds who give the common people fodder that helps them feel smart, and true artists who want more from life. Hmm. Those who create, with no greed for gold and fame, bound solely by the calling of the muse. Vabbè, non vedo il problema in fama o denaro, però in linea di massima, sì sì, guarda. Of course I am. I wish it weren't true, but it is. If only there were more people like us. Guarda, ma siamo una razza in via di estinzione. Finita lì? Direi che è andata così. Vabbè, ce lo dici te. Theodore. No. Ah, che sfizio di Lyra. Io sto solo cercando la tizia. Sto proprio andando a caso per A, schiarirmi le idee, B, cercare la tizia, C, cercare uno scopo. Questa vita. Walk blessed, my sir. Allora, capiamoci. Walk blessed, my sir. Anche tu, anche yes? Tu. Monsieur. Gabor Gabof, mio fratello. Say that again. Cosa ho detto? Scusa? Oh, by the name of the sun, you're near a maze, aren't you? Sì, and ma... even better, you're from Ostium. Sì, di Ostia, oh, però... by the now deceased seven gods, what brings you here? To Enderal, I mean. Sì, però in realtà i miei genitori sono di giù. I miei parenti sono di giù. Ma è una lunga storia, raga. Se sei di Ostia anche tu, o... Indeed, I am. But before you ask, I fled, just as you probably did. Even though the artist inside of me loves the chaos, the family man doesn't. At least not enough that he would risk the life of his family. Ma io parlo così, la mia voce suona. Well, now here I am. By the face of time, what a dull place this is. The people here, this endless rambling about the path and Malthus. Lascia perdere, non li sopporto più. I would have never thought the Order could actually succeed in keeping the truth about the Lightborn's death from the people so long. Salute! But in a place like this, that problem pretty much solves itself, it seems. Oi, the people here are so obstinate. I was surprised to find out they do not still pray to a Sataron. A Sataron? Niente, questa cosa qua era... questo concetto era talmente forte che me lo dovevi dire in piedi, praticamente, no? Quindi ora vendi artefatti, come li trovi? Oh, my friend, if I were to tell you this, what reason would you have for my services? Che ragione ne ho adesso, invece? Dici te. Ho trovato un volume del macellaio di Ark. Az! Più che dirmi qualcosa ne hai altri. The Forbidden Book. Ah sì. Don't hold it against me, but I'd rather keep quiet about that. Maybe ask that librarian, Marius. Ah. He always struck me as the free spoken. Attenzione, Marius! Raga, tocca! Bisogna cercare questo Marius. Sei un artista? Oh, yes, that I am. Painter of the black powder, the fiery moments, one could say. In Merim I could make a living from that. But in this country, my art is not exactly acknowledged. Hai provato ad aprire la bocca quando parli, però, perché, nel senso... Safe travels. Anche a te, anche a te. Che storia. Mi sono già dimenticato... Monsieur. Hello. Marion. Marian. E niente, linea di massima. Buonasera. Sto cercando una stanza per la notte. Pff, a sto punto probabilmente anche. Vorrei qualcosa da bere. Vediamo che cos'hai. Allora, capiamo. No, sai che in realtà però forse di roba ne ho. Parte il pane. Pane di cuore ne ho, vino ne ho, zucca, zuppe ne ho, qualcosina. Stufato di fagioli, sperabilmente. Niente, è stato un piacere.
Ascolta, fai una roba. Stanco morto. Well then, you've come to the right place. The finest beds and the finest rooms. Knox, finest tavern. Ma dite tutti così. What else could you wish for? Use it to my ears. If you need anything else, drink some stew. So let me know. Dipende sempre da quello che stufi, tendenzialmente, perché avete un po' il vizio di... Ah! Lucia! No? Gina, io sono venuto qua a cercare te. No? No, no, scusa. Stavo cercando di... parlare. No! Niente... Scusa allora. Cioè, poi come mi guarda male, raga? Vabbè, incazzata. Vabbè. Chiedo venia. Scusate se esisto. Vabbè. Andata così, suppongo. Che cazzo è la stanza tutte le volte? Raga, buonanotte. Domani è un altro giorno. Domani è un altro giorno. E oggi è andata così.